Ok, you are now live. Fatemi sentire se ci siete, scrivetemi un commento. Io sono qua in diretta, 4 minuti in anticipo, perché quando devo utilizzare i set, l'attrezzatura fotografica, il computer, la connessione, eccetera, soprattutto qua dalla Sardegna, ho detto, beh, meglio andare in anticipo a vedere che tutto funziona, così se qualcosa non funziona ho tempo di cambiare le cose e di riconnettermi. Allora, io intanto qua vedo già che ci sono tre persone, se mi sentite, faccio clic su commenti, se mi sentite. Se mi vedete, mettete like o lasciate un commento. Grande Nicola. Nicola Farinelli è il primo commento che leggo. Allora, innanzitutto grazie di essere qui con me in anticipo perché inizierà tutto alle 18. Inizierà, è già iniziato. Però se mi fate intanto la cortesia di stare con me a farmi compagnia questi 4 minuti, non parlo a vuoto. Nel frattempo che cosa vi racconto? Ma io e Dani siamo qua in Sardegna a fare smart working da oltranza perché ero venuto qua già più di un mese fa con i ragazzi di Marketers a registrare Business Genetics, a fare questo evento online, live, che si è chiamato Positioning Live, e io e Dani abbiamo deciso di rimanere qua. Abbiamo lasciato la casa a Barcellona con questo Covid, diciamo, questa incertezza. Abbiamo detto dobbiamo essere quanto più flessibili possibile. È inutile cercare di viaggiare avanti e indietro per lavoro da Barcellona. Vediamo come si evolve la situazione. Intanto stiamo in Sardegna. Poi io ho la passione della barca a vela. A Dani piace surfare, anche a me piace surfare. Quali onde ci sono? E ci siamo trovati un Airbnb e quindi ci siamo fermati qua a lavorare. Dovete sapere che sono già 159 persone. No, allora stavo guardando prima, eravamo in 3, ora mi giro, sono 159. Dovete sapere che grandi raga. Ciao Anna, ciao Matteo. Ciao Christian, ciao Sonia, dovete sapere che stiamo in questa casa di campagna molto bella, in questa zona che si chiama Carabuffas, è sulle colline, non è davanti al mare, molto molto bello, però internet va veramente male, quindi stasera, anzi non stasera, oggi ho affittato un Airbnb in centro ad Alghero che aveva la fibra e ho detto vabbè, andrò in centro ad Alghero a fare questa diretta, quindi per fare questa diretta ho dovuto affittare prima un Airbnb, montare tutta l'attrezzatura ed eccomi qua. Tra l'altro ho scoperto che questo Airbnb è di uno dei ragazzi di Marketers che è venuto al meetup di Alghero di 5 anni fa. Quindi tutto torna, il mondo è piccolo e questa community invece è molto grande. Stefania e Salvatore qua, Stefania, sono a casa di Pietro, se ti ricordi. Eugenia, ciao Daniele, grandissimo Daria Nazionale, buonasera, ci siamo e siamo già 172 persone e non sono neanche le 18, quindi mancano ancora 3 minuti. Innanzitutto, tra poco rispondo a un po' di domande, se ci siamo qua e se c'è già qualche domanda. Stavo guardando l'ultimo video di Peter McKinnon, ma Vignali ha la priorità. Grazie Luca, ti ringrazio. Arianna Palazzini, Gioele, grande Gioele. Gioele è sempre stato con noi, anche già l'anno scorso al lancio di Business Genetics. Gioele c'era tutti i giorni, era sempre attivo. Ciao a tutti, non vedo l'ora che inizi. Grandissimo Dario Nazionale, ciao, ciao Massimo. Allora, cosa facciamo stasera? Stasera io direi di fare un piccolo assaggio di Mastermind, visto che da 2 iniziamo, poi tra poco, tra 2 minuti, racconto un po' tutto quello che stiamo facendo, quindi sono qua stasera per rispondere alle vostre domande e qualcuno dirà, ma non ti sei preparato un discorso? No, non mi sono preparato un discorso, ma state tranquilli che quando uno mi fa una domanda, poi il discorso nasce da solo. Infatti dovete sapere che ho preso questo Airbnb anche per star lontano da Danny, che dice quando tu fai le dirette, urli, parli a sproloquio per un'ora, fai cose strane, e quindi ho detto vabbè, mi sposto, vado in un'altra casa a fare la diretta. Quindi mi sono spostato dalla campagna al centro di Alghero. Sono in casa da solo, non disturberò nessuno a meno che qualche vicino non venga a bussarmi. Ivano Lucantoni, grande, ci sei sempre anche te. Siamo già a 217 persone. Ciao Paola, ciao Oliver, ciao Inti, ciao Jessica Bellomo. Anche te, Jessica, ci sei sempre. Se ti serve rete, ti consiglio una Simveri. Mi ha salvato la vita per 3 mesi in Sardegna quest'estate. Ma che poi dipende, no, dalla copertura. Sono i 19, grande Mapi, Mapi è sempre con noi, anche lei. Io sono Sonia, la Sardegna è bella, ma bisogna adattarsi a internet che in campagna non funziona da nessuna parte. Vero, assolutamente. Però io utilizzo sempre questi servizi su Google, se cercate copertura SIM, ci sono dei siti che vi dicono a seconda di dove siete qual è l'operatore che prende meglio. Quindi una cosa che faccio furbissima prima di andare in un posto è andare a cercare sulla zona, su questa mappa, la zona dell'Airbnb che voglio prendere. E assincerarmi che il mio operatore prenda in quella zona. Nel corso del tempo ho fatto diverse SIM di diversi operatori, così ovunque io vada cado in piedi, a meno che ovviamente non vada in Himalaya, che ci sono stato. Infatti è stato il periodo più lungo senza internet che abbia mai fatto nella mia vita. Mi pare 20 giorni senza internet, senza connessione, senza dispositivi digitali. Wow, ci siamo! Sono le 18, le persone si stanno iniziando a connettere.
Daniele dice, qua lo dice, quindi dovrà essere così, diventerò il Dario Nazionale del fitness, ricordati queste parole, ah, ciao Dario, ciao perché ci stai già abbandonando, grande Daniele. Il bello della campagna è stare anche tranquilli e senza tecnologia. Silenzio, ragazzi, bellissimo. Quando ci svegliamo la mattina sentiamo gli uccellini, guardiamo la natura, le colline, è qualcosa veramente ti spacca la testa. Sono cose che oggigiorno sono un lusso. Io dico sempre, oggigiorno il vero lusso non è stare in città, in appartamento, ma è starsene vicino alla natura, soprattutto di questo periodo. Ok, ci siamo. Allora, 18. Siamo già a 253 persone. Quindi qua c'è Marco Simone con noi, c'è Fabio Dice Cose, c'è Mr. Bones, Daniele Cutrone, Noemi, Simo, ok. Allora, questa diretta sarà una delle tante dirette che faremo insieme prossimamente. In occasione del rilancio di Business Genetics abbiamo deciso di fare un po' di casino, come abbiamo detto nel post sul gruppo Facebook di Marketers. Che cosa significa? L'anno scorso, per il lancio di Business Genetics, abbiamo aperto questo gruppo Facebook in cui si sono iscritte 10.000 persone. Abbiamo fatto un mastermind insieme di un mese con queste 10.000 persone. Ovviamente non tutte commentavano, non tutte erano presenti, ma con centinaia di persone abbiamo stretto una relazione molto forte. Ancora oggi, sia con gli studenti di Business Genetics, sia con coloro che poi non hanno comprato il corso, ma sono stati presenti in quel mese, diciamo, ho costruito una relazione d'amicizia, riconosco i volti, rispondo ai DM su Instagram, è stato molto bello. Quest'anno abbiamo detto, beh cavolo, sarebbe molto bello, anche se il corso già esiste e lo rilanciamo, è lo stesso aggiornato con 50 lezioni nuove, sarebbe figo rifarlo, sarebbe bello dedicare un mese del nostro tempo comunque a fare questo mastermind assieme. E così è nata questa occasione di confronto in cui abbiamo deciso praticamente di fare questo mastermind all'interno del gruppo Facebook di Marketers, ma anche sui diversi canali, perché faremo delle premiere su YouTube, delle dirette su Facebook, delle dirette su Instagram, avremo degli ospiti, avremo delle lezioni premiere. Se dovete scegliere che cosa guardare in questo periodo perché avete poco tempo, vi dico già, iscrivetevi alle premiere, perché le premiere è dove abbiamo preso alcune delle lezioni migliori dei corsi, che costano tanto e le diamo gratuitamente, ed è anche un'occasione di confronto perché ci si ritroverà in centinaia di persone a guardare assieme queste lezioni, a commentarle eccetera, e l'effetto è veramente bello. Inti dice, ho riscaricato di nuovo Audible solo per ascoltare il tuo podcast, è una bomba, grazie Inti. Quindi praticamente oggi vorrei iniziare un po' a far questo, dare via un po' a un mastermind con voi in cui risponderò alle domande e ascolterò i vostri pareri. Però prima di tutto alcune persone mi hanno chiesto, Dario, che cos'è un mastermind? Perché non è così scontato che le persone sappiano che cosa sia o che cosa non sia un mastermind. Un mastermind è un insieme di persone che condividono un obiettivo, che non significa che è lo stesso obiettivo per tutte le persone, ma che in qualche modo hanno un percorso simile tra di loro, no? Ad esempio, tutti quanti abbiamo questo interesse nel digital, tutti quanti ambiamo ad avere successo nei contesti digitali, nei mercati, tutti quanti siamo uomini di crescita. Che cosa significa? Siamo appassionati di crescita personale, ma siamo appassionati anche di crescita professionale, quindi abbiamo diversi elementi, diverse ambizioni, diversi obiettivi che ci accomunano. Il mastermind è un acceleratore, è uno strumento. Io mi metto insieme ad altre persone e inizio a condividere con loro quelle che sono risorse, strategie, feedback, risultati che ho ottenuto, indicazioni, libri, tool o tutto ciò che mi è utile, e in qualche modo mi aspetto la stessa cosa dalle persone che fanno parte del mio mastermind. Ho iniziato ad avere il mio primo mastermind, ho iniziato a parlare più che altro e a sentir parlare di mastermind quando ho letto il libro Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso. Lo consiglio a tutti voi se non l'avete letto, è uno dei libri, dei 10 libri di maggior successo al mondo, uno dei 10 libri più letti della storia, cioè della storia degli ultimi anni, e è un libro che per tanti versi, se siete all'inizio della vostra carriera, vi apre un po' gli occhi su tutto ciò che magari ancora non conoscete. E mi ricordo che ero ragazzino, leggevo questo libro e parlava di mastermind e diceva questa frase molto importante che poi è passata alla storia e ho detto, caspita quanto è vero, che siamo il risultato delle 5 persone che frequentiamo di più. Ora, 5, 10, 20, 2, poco cambia. Però è vero che tutto ciò che ci circonda, dalle informazioni, le news, i contenuti, i corsi, i libri, le persone con cui viviamo, con cui condividiamo la nostra realtà, ci contaminano. Contaminano in questo periodo è una parola piuttosto brutta, però da un certo punto di vista è invece una parola molto bella quando si parla di persone e di belle relazioni e di belle persone e di risultati che riusciamo ad ottenere grazie a queste persone. Intanto siamo 344 persone e vedo che già scrivete come veramente tantissimo, quindi dopo leggo tutto. L'alleanza dei cervelli, dice Alba, Alba c'è sempre con noi. E, l'alleanza dei cervelli, proprio così, Napoleon Hill cita il mastermind e gli dà questo nome, alleanza di cervelli.
sinergia, ossia in qualche modo avere delle persone con cui condividere le tue ambizioni, i tuoi sogni, condividere le sfide, le avventure e in qualche modo far sì che questa sinergia diventi un acceleratore. Se non l'avete mai visto, su YouTube trovate il mio talk del 2019, al marketing, no, magari 2019, sì, 2019, scusate, è stato nel 2019 l'ultimo Marketers World, in cui ho parlato proprio di ecosistema di crescita. Se appartenete a un ecosistema che cresce, in quel modo riuscite a crescere anche voi. Anche se siete demotivati, anche se non avete le forze, l'energia, anche se siete stanchi per un periodo, se entrate e partecipate in un ecosistema di crescita che ha un'inerzia, che ha una forza che spinge verso l'alto, verso la crescita, quell'ecosistema vi porta su. Anche se da soli magari arranchereste, magari avete poche energie, magari non è un periodo dei migliori. Che cosa significa? Ad esempio, vi faccio un esempio. Per me Marketers, prima di essere un'azienda o una community, è il mio ecosistema di crescita. Se domani per un mese sto male o domani per un mese sono stanco o magari sono down o demotivato, prima di tutto delle persone che mi stanno vicino e mi danno la motivazione, mi danno la carica, sanno in che modo funziona la mia macchina cerebrale, il mio corpo, la mia motivazione, sanno motivarmi. Dall'altro punto di vista so che ho qualcuno che spinge verso l'alto anche quando io non sono in grado, quindi l'azienda va su, la community cresce, le persone si relazionano, tutto funziona anche se io per un periodo sono stanco, e questa è un'enorme fortuna. Io dico sempre, va bene la crescita personale, l'ottimizzazione interna, essere più produttivi, cercare di essere quanto più forti o ottimizzare se stessi, ma non dipende solo da noi, dipende dall'ecosistema di cui facciamo parte, e questa cosa è estremamente vera. Ok, avere una squadra è una forza, dice Eugenia, ed è vero. Far parte di un ecosistema di crescita è forse la strategia migliore per accelerare se stessi, perché è vero che se siamo forti, se abbiamo le risorse, se siamo in una condizione perfetta, nel momento giusto, al posto giusto, possiamo farcela. Possiamo ottimizzare noi stessi fino a rendere 2-3 volte di più rispetto al normale, ma molto spesso non dipende solo da noi, dipende da dove nasciamo, dalle persone che conosciamo, dal contesto a cui partecipiamo. Queste non devono diventare scuse, devono diventare degli ostacoli da superare. E questo ostacolo, quindi le condizioni, l'ecosistema a cui partecipiamo, che può buttarci giù, può essere negativo, può essere, diciamo, in qualche modo superato, iniziando a modificare il nostro ecosistema a cui partecipiamo. Cioè non è solo modificare se stessi, rendersi più produttivi o rendersi quanto più efficaci, ma significa anche modificare l'ambiente a cui partecipiamo, scegliere l'ambiente a cui partecipiamo, le persone con cui ci relazioniamo. E questo aspetto ha a che vedere estremamente con quello che stiamo per fare questo mese assieme. Cercheremo di costruire un ecosistema di crescita a cui tutti quanti potranno partecipare e avranno, se vogliamo, il diritto di partecipare, dire la loro, ma se c'è una cosa che è importante è partecipare. Io dico sempre, l'apprendimento è attivo. Pensate che io nel 2013 ho aperto dariovignali.net, che è stato il blog in qualche modo che ha dato via alla mia carriera, e non l'ho fatto per fare carriera, l'ho fatto per avere un mio laboratorio personale di studio. Cioè dariovignali.net, il mio primo blog, non è stato il primo blog, il mio primo blog di successo, o meglio l'unico blog di successo che ho avuto, è stato il mio trampolino di lancio per in qualche modo migliorare il mio studio. Scrivevo per il pubblico, ma soprattutto scrivevo anche per me. Aiutavo il prossimo, ma aiutando il prossimo aiutavo me. E ogni volta che tu studi, no, ripeti al prossimo con sincero entusiasmo, perché vuoi migliorare anche la tua memorizzazione. Quando noi ripetiamo al prossimo con entusiasmo qualcosa, impariamo, memorizziamo, diventiamo più carismatici, iniziamo a credere di più in noi stessi. Quindi non si tratta di iscriversi a un gruppo Facebook e leggere ciò che c'è scritto, si tratta di commentare, si tratta di partecipare, si tratta di essere partecipativi, e fa tutta la differenza del mondo. E qua ci sono delle persone che lo potranno dire nei commenti, vedo tra l'altro Benedetta Santini, vedo Felice, ma vabbè, Felice lavora con noi ora, vedo tante persone che si sono iscritte a Business Genetics l'anno scorso, magari non hanno comprato il corso, ma sono state attive e hanno lasciato il segno e hanno ricevuto tanto, e me lo scrivono spesso da quel mese, e penso che possano dire qualcosa anche nei commenti di come comunque quel mese assieme abbia influenzato il loro stato d'animo, la loro forza, la loro motivazione. Questa cosa per me è forse uno degli aspetti più potenti del poter partecipare a un ecosistema di crescita, e anche trovare un insieme di persone che condividano le proprie passioni, perché ripeto sempre, internet porta con sé un sacco di sfortune, un sacco di problemi. Non so se avete visto il documentario che è uscito recentemente su Netflix, Social Dilemma, bellissimo, lo consiglio a tutti quanti per essere consapevoli. Verrebbe da dire, chiudiamo internet,
chiudiamo questa roba, perché questa roba è ingestibile, questa roba ci sta massacrando, ci sta distruggendo il cervello. Però è anche vero che questa cosa, se utilizzata attentamente, con consapevolezza, anche questo è un acceleratore straordinario. Io quando ero ragazzino ero un personaggio un po' timido, ero un ragazzo timido, introverso, eccetera. La sapete, la storia ve l'ho raccontata 1500 volte. E ciò che ha fatto la differenza a un certo punto è stato scoprire un ecosistema di crescita, che per me è stato mettere su un blog, aprire un gruppo Facebook e scoprire che là fuori era pieno di persone come me che avevano passioni e interessi simili ai miei, perché io ero un po' strano, non è che ero appassionato di calcio, macchine, eccetera, da ragazzino. Ero appassionato di sicurezza informatica, tecnologia, Linux, formazione, informatica, internet, web 2.0, blogging, social media, eccetera. E nella mia città, all'epoca, Ferrara, non è che c'erano tutte queste persone con cui parlare di queste cose. Ero veramente strano. Arrivando su internet ho trovato un gruppo di persone, una community, e l'ho costruita perché non c'era. Si chiamava Web Marketing Domination all'inizio, ora si chiama Marketers, poco cambia, ma da quella community di persone ho tratto tanto. E oggigiorno incontro ancora le persone che c'erano all'inizio e sono affezionato a queste persone. E gran parte di queste persone lavorano con me oggi, quindi comunque le incontro anche per quel motivo. E quindi costruendo una community, partecipando a quella community, ho iniziato a costruire un senso di soddisfazione, di self-confidence, di sicurezza, di incredibile interesse e passione verso tutto ciò che c'era oltre a ciò che io credevo che fosse la mia semplice realtà. E iniziando a partecipare a questa, diciamo, realtà virtuale, chiamiamola, questa community, con la consapevolezza che era una cosa virtuale, però ho tratto tanto, ho imparato tanto, ho costruito relazioni, poi ci ho costruito un business e ho costruito dei risultati che hanno alimentato la mia self-confidence, la mia sicurezza, e ho iniziato a pensare, ma al diavolo tutto il resto, sto facendo una cosa che mi piace, ottengo risultati, proseguo per quella strada, non mi interessa ciò che dicono gli altri, ok? E questa cosa, più di qualsiasi altra cosa, ha alimentato quella che sicuramente è stata la mia crescita, anche personale. Io dico sempre, non c'è differenza tra crescita personale e crescita professionale. Se c'eravate sempre al Marketers World 2019, 2000 persone in sala, ho chiesto quanti di voi sono interessati di crescita professionale. Boh, 2000 mani alzate. Quanti di voi sono appassionati di crescita personale? Boh, 2000 persone che alzano di nuovo la mano. Le persone che hanno successo sono prima di tutto persone che sono interessate alla propria crescita. Non c'è una distinzione tra professione o persona. Per la nostra mente, nel nostro cervello, non c'è una scissione tra queste due cose. Esiste solo una cosa, anzi due, ciò che siamo e ciò che facciamo. E ciò che facciamo nel business, se ci porta risultati e ci rende più soddisfatti, aumenta la nostra autostima, non solo professionale, anche personale. Capite quanto è importante? Quando le persone mi chiedono come aumentare la mia autostima, io rispondo, lavorate, fate cose e ottenete risultati, che quando si ottengono risultati tutto cresce. Allora, Federico dice, ho seguito tutte le premiere dell'anno scorso, seguirò anche quelle di quest'anno, sono davvero felice perché un anno fa mi sono promesso di riuscire a risparmiare per investire in Business Genetics e così è stato. Grazie Federico. Per me tutte queste parole che sicuramente qua sono scritte tra chi è su Facebook, chi è su YouTube, perché mi state guardando un po' da ovunque, sono una grande fonte di soddisfazione personale. E Anastasia dice, incredibile, quello che sto sentendo, no, questo è esattamente ciò di cui sento bisogno e desiderio proprio adesso. Bellissimo The Social Dilemma, dice Maria. Fa riflettere parecchio, vero? Io lo consiglio a tutti. Penso che se posso consigliarvi due contenuti, Social Dilemma, molto bello su Netflix, avete Netflix, utilizzate Netflix per le cose interessanti. L'altra cosa che vi consiglio l'ho fatta io recentemente, che è il podcast su Audible, che ho fatto assieme in collaborazione con Amazon Audible Italia, lo trovate sull'app di Audible. Non dovrei dirvelo, ma se vi scaricate l'app c'è il periodo gratuito, no? Quindi potete ascoltarlo anche gratuitamente. E penso che lì dentro ho fatto un bel lavoro, non perché dipende da me, cioè non perché è una presa di presunzione, ma perché ho invitato delle persone veramente intelligenti e persone che hanno fatto veramente tanto nel loro ambito, e parliamo veramente di crescita personale e di crescita professionale nel contesto di un mercato del futuro, quello dello smart working, che oggi magari sembra appartenere a pochi, ma domani appartenerà a tanti. E io penso che oggigiorno iniziare a capire ciò che sarà il futuro sia una responsabilità di ognuno di noi. Qua sotto
C'è tanto, 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 vedo tanti commenti. Benedetta dice, il gruppo, tra l'altro seguite Benedetta Santini, Filosofia e Caffeina su Instagram, una delle nostre studenti di maggior successo, anch'io imparo da lei, sono super appassionato di filosofia, penso che sia una disciplina importantissima e quando guardo i suoi video dico, cavolo, l'ascolterei tutti i giorni. E Benedetta dice, il gruppo di Mastermind dell'anno scorso ha dato un sacco sia a livello umano che a livello di competenze. Professionisti affermati hanno condiviso le loro conoscenze. E aspiranti imprenditori si sono confidati dentro il gruppo senza mai ricevere un solo commento negativo, solo suggerimenti e incoraggiamenti, un clima incredibile. Wow, grazie mille. Tra l'altro, se non siete ancora dentro il gruppo Marketers, se non vi siete già iscritti al Mastermind, io vi metto qua il link getbusinessgenetics.com dove vi potete registrare se non siete già registrati. Se state ascoltando questo audio nel podcast, perché magari verrà fatto un podcast, potete andare sul mio profilo Instagram, nel link fissato in alto c'è il link che potete cliccare. Allora, io sono qua e leggo i vostri commenti e sono qua anche a rispondere a un po' di domande. Quindi, se avete domande, facciamo partire questo mastermind e conversiamo assieme. Quindi iniziamo a leggere le domande, iniziamo a leggere anche i pareri delle altre persone, che è uno degli aspetti più importanti, anche perché vi ricordo che l'anno scorso delle cose più straordinarie che siano successe è che a un certo punto nella community di Business Genetics c'erano ragazzi che raccontavano la loro storia imprenditoriale, come erano diventati milionari, ma soprattutto come erano stati riconosciuti da Wired perché erano diventati tra gli under 30 più influenti del nostro paese o di Forbes. Hanno raccontato come ce l'hanno fatta, che cosa hanno fatto e si è costruito un vero e proprio mastermind anche di persone, diciamo, con alcuni risultati. Ed è la cosa bella. Io penso, guardate, ecco una cosa su cui ho sempre puntato tanto. Penso che chiunque di voi possa imparare tanto guardando questa cosa a livello strategico. E ho sempre pensato: non può essere tutto un one man show nella vita. Se voglio costruire un'azienda che lavori nel marketing, non posso fare il guru, non posso essere io a dire io so tutto, vi facendo corsi sul Facebook Ads, sul copywriting, su come fare una landing page, su qualsiasi argomento. No. E quindi una cosa che ho fatto è costruire una sinergia non solo a livello di mastermind, ma anche a livello aziendale. Ho detto: quali sono le menti più interessanti che ho conosciuto all'interno di questo mercato? Perché non do a loro la possibilità, grazie anche alla mia visibilità, di insegnare e di diffondere quello che sanno? E si dice sempre che dobbiamo attorniarci, circondarci di persone che sono più esperte di noi, perché quella è la chiave della crescita. Se riesco ad agganciare e stringermi vicino vicino a qualcuno che ne sa più di me in qualcosa, automaticamente avrò una crescita, perché avrò una contaminazione positiva e propulsiva. Ed è una cosa che ho sempre fatto nella mia vita. Pensate solo che quando ero da ragazzino avevo questo taccuino che ho pubblicato recentemente in giro. Ci sono ancora le lacrime su quel taccuino perché era il mio diario di bordo di quando andavo in viaggio con i miei genitori. Intanto siamo 400 persone, sono estasiato, ho un quarto di Marketers World qua connessi, quindi per me è una roba. Sto andando in agitazione da public speaking. Dicevo. Tenevo questo taccuino mentre andavo in viaggio con i miei genitori, ero molto piccolo. Mio padre mi obbligava a scrivere questo taccuino che si chiamava diario di bordo. Per lui era un esercizio di italiano, obbligarmi a scrivere il diario di bordo. Era estate e io non volevo fare i compiti, volevo divertirmi. E invece mi faceva scrivere questo diario di bordo. E non era importante ciò che scrivevo, fin tanto che scrivevo tutti i giorni qualcosa. Allora ho iniziato a tenere questo taccuino di tutte le mie idee. Anche imprenditoriali, ero molto strambo, non so se ve lo ricordate, l'avevo pubblicato sul gruppo Marketer su Facebook, c'era scritto costruire una piantagione di tech in Asia, fare un business con gli hotel e il tech, tutte delle robe stranissime, perché? Perché era una contaminazione che subivo dalle persone che incontravo sul posto. Mi ricordo che siamo stati ospiti di questo magnate birmano che aveva questo hotel gigantesco in questa foresta straordinario, uno degli hotel di lusso in cui sono stato nella mia vita. I miei genitori mai avrebbero pagato quell'hotel, ma lui ci ha invitato a star lì perché non c'era nessuno in quel periodo e l'hotel era tutto vuoto, quindi siamo stati i suoi ospiti e lui mi ricordo che ci ha raccontato che aveva fatto questa enorme fortuna, si parlava di milioni di dollari, commercializzando il tech in tutto il mondo. Quindi lì mi si è accesa la lampadina e ho detto wow, voglio fare una piantagione di tech. Ora, in questo diario, un'altra cosa che ho scritto tra le diverse cose, ho detto ma chissà cosa succede se
prendo le persone più intelligenti attorno a me e faccio un club degli intelligenti. Quindi in questa idea c'era la cosiddetta fare il club degli intelligenti, che per me era una sorta di, forse, caffè letterario di intellettualoidi, basato per lo più sul business. E questa è stata un po' la storia della mia vita. Quando ho iniziato a costruire Marketers, che all'epoca era un one man show, avevo il mio blog, scrivevo di marketing, di tutto ciò che studiavo, applicavo, i risultati che ottenevo, tra l'altro vi ho detto, tra poco rilancio darvignali.net, non sto nella pelle, e anzi vi dico già la data, il 2, quindi lunedì prossimo. E quindi ho iniziato a dire, cavolo, ma pensa se costruissi questa cosa, questo gruppo dove ci metto dentro tutte le persone più intelligenti. Quindi guardavo Marketers, la community che avevano su Facebook, e cercavo di trovare tutti i talenti e dicevo, adesso li voglio coinvolgere, voglio incontrarli, voglio fare questo mastermind. E così facendo è nata Marketers, e da lì abbiamo conosciuto tutte le persone che oggi hanno costruito la Marketers Family e abbiamo iniziato a lavorare assieme. Quindi è un suggerimento che vi do anche nella vostra vita. Se trovate persone molto intelligenti, molto interessanti, diventate dei linker. Questa cosa l'ho detta in un video, mi sa che si chiamava lo strumento numero uno degli imprenditori, una roba del genere, sul mio canale YouTube, che guarda a caso quel video è tratto da Business Genetics, perché in questo Business Genetics vi faccio una testa così su questi argomenti. E in questo video racconto proprio di come tante persone abbiano successo facendo dei link, i cosiddetti linker o super connettori, no? Nelle scienze sociali si studiano questi personaggi o queste metodologie di networking dove queste persone riescono ad aver successo, entrare nel mondo degli affari, del business, soprattutto non perché hanno un'alta specificità competenziale, non credo che si possa dire, però non hanno un'enorme competenza verticale o specifica su qualcosa, ma sono persone che sono in grado di costruire l'ecosistema giusto, di mettere assieme i pezzi del puzzle, che spesso questi pezzi del puzzle sono persone. Quindi ci sono persone che costruiscono fortune e accumulano fortune perché riescono a far sì che i cosiddetti deal, accordi, affari, business, eccetera, avvengano. Si chiamano super connettori, si chiamano linker e sono persone che radunano le migliori menti. Iniziate a farlo anche voi con i vostri amici. Se iniziate a incontrare una persona molto particolare e speciale e in qualche modo conoscete un'altra persona particolare, speciale, molto competente o intelligente e iniziate a pensare, cavolo, se queste due persone si conoscessero, potrebbe succedere qualcosa? Fatelo, non siate gelosi delle vostre relazioni, perché esiste un principio che si chiama principio di reciprocità di Cialdini, che dice quando voi fate qualcosa per gli altri faranno qualcosa per voi. Non funziona sempre, quei pezzi di merda non funziona, però di solito funziona. Quindi anche solo mettere in connessione le giuste persone fa sì che voi diventate the middleman, la persona che sta nel mezzo, e la persona che sta nel mezzo molto spesso è quella che lavora meno e ha più beneficio di tutti. Ve lo giuro, è una cosa molto importante. Allora, io mi fermo a guardare un po' di queste cose. Anch'io la penso come Antonio di Guida. Dario dà moltissimi contenuti gratuitamente. Comunque, ragazzi, seguite Antonio, super ciclo viaggiatore con bellissimi progetti. Allora, qua ci deve essere stata un'altra persona molto interessante qua con noi, che è Antonio. Ogni tanto ho scambiato qualche chiacchiera con lui, forse su Instagram, mi pare. E comunque, qua è sempre pieno di gente super interessante, perché di solito c'è un sacco di gente interessante, tra cui Alex Birle. Alex è stato Humans of Marketers, ha una storia pazzesca, andatela a leggere se non l'avete già letto, e dice io vorrei un diario di bordo con la i tra parentesi. Allora, metodo Marketers cosa dà in più dei podcast o video di YouTube? Metodo Marketers dà chiarezza. Metodo Marketers è questo libro che abbiamo fatto, che non è un libro, è un manuale, infatti costa un botto, l'avete visto, ma ci costa anche un botto stamparlo perché è tutto colorato e c'è quant'altro. E poi facciamo delle tirature molto limitate, cioè lo produciamo in piccoli, pochi numeri, pochi pezzi, e poi lo vendiamo e ovviamente alcune persone lo comprano. È un manuale pensato soprattutto, secondo me, per chi si avvicina al mondo imprenditoriale, per chi ha un'agenzia di marketing, per chi vuole fare un'agenzia di marketing, per chi vuole lavorare nel mondo del marketing, che fa chiarezza. Penso che la chiarezza, ragazzi, sia uno dei valori più grandi del mondo imprenditoriale. Un imprenditore deve prima di tutto avere chiarezza. Sapete perché? Perché più cresci, più fai impresa, più fai cose, o anche più approcci questo mondo e sei agli inizi, più ti rendi conto di quante cose puoi fare, no? Un'altra cosa che ho detto a tutti coloro che hanno seguito Business Genetics, e qua mi pare di capire che siete in tanti, è: non è l'imprenditore è colui che deve vedere quante cose può fare, quante più cose può fare, no? L'imprenditore deve essere colui che sa fare il gioco di sottrazione, cioè nell'universo di cose che si possono fare, perché ve ne renderete conto, là fuori è pieno zeppo di cose che si possono fare.
le opportunità sono infinite, il vero problema è cosa fare, da dove partire, quali tra le 1500 cose che posso fare in qualche modo è la più conveniente. E pensate che chi inizia ha questa sensazione del dire mi sento perso perché c'è troppo da sapere, troppo da studiare, troppe cose da seguire, troppe persone, troppe opportunità, troppi modelli di business, troppe competenze. Pensate che se questa sensazione è overwhelming, per un imprenditore lo è molto di più, perché più scali, no? Più scali la piramide, più aumenti il tuo potere, più aumenta la tua influenza sul mercato, più vieni contattato da centinaia di persone, più le persone ti chiamano, più ti propongono questo o quell'altro, vuoi entrare in questo business o in quest'altro, vuoi investire qua, perché non investi qua? È la figata e la FOMO, la cosiddetta fear of missing out, paura di mancare qualcosa, è sempre lì dietro l'angolo. Ma facciamo Yoga Academy, è una scuola di yoga, ma perché non facciamo le palestre in tutta Italia? Ma perché non facciamo l'app? Ma perché non certifichiamo le insegnanti, non prendiamo tante altre insegnanti? Perché non... le idee sono infinite, le idee imprenditoriali. Un imprenditore soprattutto non è che ci nasce, ma lo può sviluppare, è una persona che ha un'inclinazione ad avere una mente molto veloce. Questa cosa porta tra l'altro a un sacco di problematiche, perché gli imprenditori se non gestiscono questa cosa poi falliscono. Perché? Perché la chiarezza viene minata. Due motivi principali per cui un imprenditore a un certo punto inizia a star male. Numero uno, c'è troppo. Avere troppo ti crea frustrazione, ok? Bellissimo libro di chi era? È facile smettere di farsi le seghe se sai come farlo, di Giulio Cesare Giacobbe, fa un ragionamento straordinario. Dice che praticamente ogni nostra cosa in più che ci appartiene, che sia una proprietà fisica, immobiliare, che sia un telefono, che sia una macchina fotografica, che sia un'automobile, che siano delle case, è come se andasse ad aumentare il perimetro del nostro io. È come se in qualche modo noi ci espandessimo. No? Non so se vi è chiaro. Diventiamo sempre più grandi perché possediamo sempre di più e quindi siamo sempre più grossi, sempre più potenti, ma sempre più espansi. È come se il nostro perimetro, se fossimo un paese, pensate all'idea di un paese, il perimetro si espande, siamo un impero sempre più grande, ma significa che abbiamo quanto più confini. Abbiamo confini sempre più grandi e questi confini sempre più grandi rappresentano un grande problema. Più confini, più perimetro da tenere in qualche modo in sicurezza, più cose che possono accadere, più problematiche che possono accadere sotto il nostro naso, persone che ci vogliono male o cose che accadono, problemi, cose che si rompono, aziende che funzionano male, no? Tutto questo diventa un grande casino, da cui la mente accumula un enorme stress. Per questo si diventa infelici quando si ha troppo. Si dice che secondo degli studi le celebrità, la teoria dei sentimenti morali, mi sa, si chiama di Adam Smith. Adam Smith è famoso per La ricchezza delle nazioni, che se non avete letto vi consiglio. Però quest'altro libro è magnifico, è un libro straordinario che vi parla tanto delle persone di successo, dei più grandi pensatori dell'epoca di Adam Smith, e spiega proprio di perché le celebrity, i più grandi imprenditori, i più grandi pensatori, i più grandi politici al mondo sono state tra le persone più infelici, perché più hai, più possiedi, più hai questa sensazione di essere attaccato a più fronti, quante più sono le cose che possono andare male. Quindi, scusate, guardo anche i commenti ogni tanto. Quindi, quando parliamo di chiarezza, parliamo anche di semplicità. Dico sempre che il gioco dell'imprenditore è il gioco della sottrazione, ridurre sempre di più e fare sempre meglio ciò che siamo in grado di fare meglio rispetto agli altri. Pensate solo al caso di Steve Jobs. Steve Jobs ha fatto un'azienda che quanti prodotti produce? Pochissimi. Fa l'iPhone, il MacBook, eccetera, eccetera. Sicuramente ora la visione si sta un po' cambiando, si sta evolvendo nel tempo, c'è un altro amministratore delegato del resto. Però pensateci, la chiarezza, il focus, numero uno, semplifica la vostra vita a voi. Numero due, avete meno cose da controllare e potete lavorare meglio e fare meglio. Questo crea barriere di protezione più alte, perché se ti concentri su pochi prodotti e li fai meglio di tutti, è più difficile per i tuoi competitor che fanno mille cose riuscire a batterti su quei prodotti. Numero 4, sei molto più potente nella mente delle persone, perché la Apple non ha 150 milioni di prodotti e quindi per le persone è importante focalizzare e dire ah ok sì, fanno iPhone, fanno MacBook. Se invece uno diventa un megastore che fa tutto, è molto più... Se io vi dico Xiaomi, monopattini, telefono, ma poi lampade, di tutto di più. Quindi il potere del branding molto spesso è un potere che deriva dalla sottrazione. Brand forti hanno pochi prodotti, brand con molti prodotti sono meno forti. Pensate anche solo a Coca-Cola, che cavolo di brand è, e quanti prodotti ha? Sì, circa la Coca-Cola Company ne ha tanti, ma Coca-Cola è uno.
no? Anche solo la scelta strategica di creare Nutella e fare un brand separato, no? La Ferrero ha costruito un brand potentissimo che si basa sulla sottrazione. La sottrazione porta chiarezza, la chiarezza porta focus, il focus è il nostro raggio creativo di realizzazione, ci porta a realizzare. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Poi. Vedete che tornano delle parole. Alessandro dice: sto seguendo. No, scusa, Marco. Apple si è concentrata sull'ecosistema al 100% e batte gli altri che fanno prodotti e basta. Altro insegnamento imprenditoriale. Vi abbiamo parlato di ecosistema. Abbiamo parlato tutti assieme di ecosistema poco fa. E torna questa parola. L'ecosistema è importante. Un altro che sta lavorando a un ecosistema potentissimo è Amazon. Pensate ad Amazon Prime. Amazon Prime è un ecosistema di benefit. Non ti disiscrivi più da. Cioè, una volta che tu entri dentro Amazon Prime, non esci più, perché il beneficio che ti danno rispetto al costo è infinitamente superiore. E chiudendoti dentro quell'ecosistema, fa sì, cioè, tutto questo fa sì che non compri da altri, perché su Amazon sai che ti arriva il giorno dopo, perché su Amazon sai che stai pagando Amazon Prime, quindi dici sto pagando Amazon Prime, perché devo andare a comprare su un altro e-commerce? Perché Amazon ti dà i prezzi migliori, ma in virtù del suo monopolio che ha raggiunto grazie a tutto questo. E Amazon ti dà una serie di benefici, dai film alla musica a tanto altro, tutto incluso dentro Prime. Quindi pensate, no, quanto l'ecosistema è forte. Anche i marketers dedichiamo il 90% del nostro tempo a livello strategico, e sono cose che vi dico molto chiaramente, quindi copiate. A costruire l'ecosistema, non i prodotti. I prodotti, pensate solo a questa cosa: il maggior prodotto, il prodotto più importante di tutti, il prodotto che ha venduto di più nella storia di marketers, con cui abbiamo fatto, ragazzi, 500.000 di euro in 3 giorni, 72 ore, Business Genetics. L'anno scorso abbiamo aperto le vendite e le abbiamo chiuse dopo 3 giorni. E per un anno non le abbiamo più aperte. E voi potrete pensare: no, è la scarcity. Eh sì, è la scarcity, vuole vendere di più perché vuole rendere più scarso il prodotto, perché c'è più urgenza. Ma voi pensate che veramente abbia senso tenere chiuso un anno per in qualche modo aumentare l'urgenza? No, perché una volta che hai tenuto chiuso per 3 mesi, l'urgenza risale. Poco cambia tra 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, un anno. Avrei potuto aprire dopo 6 mesi, visto che è il prodotto che fa guadagnare di più a marketers, intesa come società di formazione, lasciate perdere tutti i clienti e tutte le altre società che abbiamo fatto. Non l'abbiamo più aperto perché il nostro tempo durante l'anno è il 90% focalizzato sulla costruzione dell'ecosistema, le aziende partner, gli eventi, i meetup, le community, gestire tutto quanto. Quindi dare quanto più gratuitamente. Altra legge che usiamo, 99.1. 99.1 è una cosa che citiamo sempre, marketers. Dare il 99% di quello che facciamo gratis e vendere l'1%, magari a cifre alte, magari a coloro che già guadagnano, magari a coloro che sono imprenditori e sono disposti a spendere, che hanno già avuto risultati, quindi comprano un corso e hanno subito modo di ripagarselo. Perché se sei un imprenditore, compri un corso da poche centinaia di euro, cavolo, applichi una strategia, il risultato lo trovi e te lo ripaghi ampiamente. Quindi questa strategia è ciò che ci permette in qualche modo di costruire anche una community così grande. Allora, vediamo, 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 vediamo. È vero, Amazon Prime dice Supermat, poi intanto siamo a 441 persone, io vi ringrazio, come dicevo, se volete entrare nel mastermind, magari qualcuno si è appena aggiunto, non sa di cosa stiamo parlando, vi basta far click, andare su getbusinessgenetics.com oppure nel mio profilo Instagram fate click sul link fissato in alto. Allora, non ultima la legge 2080, che è questo principio di Pareto, e torniamo anche lì, perché la legge del 2080, non so se la conoscete, l'80% degli effetti è determinato dal 20% delle cause, quindi l'80% delle volte utilizziamo lo stesso 20% dei vestiti, l'80% della ricchezza economica è in mano al 20% delle persone, tutte queste leggi qua, perché sono così importanti nel mondo imprenditoriale? Perché portano chiarezza, perché ci aiutano a concentrarci. Se la mia mente non è capace di capire subito cos'è che è realmente importante, vai in stress, vai in sbattimento. Gli imprenditori molto spesso pagano le consulenze, tantissimo, pagano veramente tanto, non perché pensano veramente che nel pagare tanto ci sia una molteplicità di benefit. Cioè l'imprenditore, colui che ha la multinazionale che paga la consulenza 80.000 euro, no? Non paga queste cifre perché vuole avere di più. Semplicemente vuole avere il parere di un esperto che gli dice, che gli dica lascia stare tutto il resto, conta solo questo. L'imprenditore compra sottrazione e la sottrazione nel mondo in cui viviamo oggi è la cosa più importante. Guardate che non è importante solo per gli imprenditori, è importante per tutti. Voi avete idea di quanto stress prova la nostra mente quando ci mettiamo sul divano la sera, ci mettiamo così,
E iniziamo a guardare Netflix. Cosa guardo? Cosa guardo? Ah, guardo questo. No, guardo questo. Tu cosa dici? E dopo un'ora sei ancora lì che stai scegliendo il film. E dici, basta, vado a letto, non guardo niente. Quello è stress. E come lo proviamo nella scelta di un film o nel business per le scelte che dobbiamo fare? Lo proviamo ogni secondo perché viviamo in ambienti pieni di FOMO, pieni di contenuti, pieni di molteplicità di scelta, no? Come se il menù fosse infinito. Andassimo al ristorante e ci sono 18 pagine di menù e tu non sai cosa scegliere, ma per forza vai in stress. E anche nel mondo imprenditoriale così, anche per chi si avvicina, anche per chi non vuole fare l'imprenditore, che dice cosa faccio? È così tanto, voglio solo studiare il digital, da dove parto? La chiarezza sta diventando l'oggetto più prezioso, l'oggetto in senso metaforico, più prezioso nella nostra società. Appunto, come dice Nicolò, no? Nicolò dice, come i menù del ristorante con 1000 piatti. Sì, ma infatti, che lente usi per questo blur? Bellissimo, i mastermind sono fatti anche di questo. Utilizzo una Sony A7R3 con il Sony G-Master 2470 2.8. Allora, non ho capito, Business Genetics a pagamento, chiede Andrea, scusate, faccio anche un po' di chiarezza per le centinaia di persone che magari sono connesse e non ne hanno un'idea. Sì, Business Genetics a pagamento è un corso a pagamento, non è ancora disponibile, aprirà tra un po' di tempo, lo apriamo una volta all'anno, o meglio l'abbiamo aperto un anno fa, l'ultima volta, e riapriremo in futuro le vendite, però entrare in getbusinessgenetics.com, partecipare al mastermind che faremo assieme nei prossimi giorni, è completamente gratuito. Poi, la cosa più bella che ho trovato nella tua community, dice Domenico, è la capacità di convertire la competizione in collaborazione, grandissimi. Anche questo penso che sia molto importante. La competizione può diventare uno dei maggiori stress, no? Si dice che le persone si ammalano per la competizione, le persone stanno male, le persone... C'è un bellissimo detto Zen, adesso non mi ricordo come era esattamente, ma dice l'unico modo per combattere un nemico è eliminarlo dalla tua mente. Cioè tu non potrai mai vincere quella che può essere una competizione, fin tanto che esiste la competizione. Se vinci, ok, in ogni caso ci sarà una competizione successiva e se perdi sarai stressato per tutta la vita e se ignori e se riesci a distaccare te stesso da tutto ciò che non è importante, tra cui la competizione, lì vinci la competizione perché per te non esiste più. E non è neanche un caso, parlando di chiarezza, competizione, stress, eccetera, che oggigiorno, se ascoltate Tim Ferriss fa un bellissimo podcast e l'80% dei personaggi, tra i più grandi personaggi imprenditoriali intervistati da Tim Ferriss, medita. Ma perché tutto in un tratto tutti stanno diventando appassionati di yoga, meditazione, queste discipline? Perché viviamo in un mondo stressato. E per fare l'imprenditore mi hanno detto che ciò che conta è la chiarezza, la semplicità, avere la mente aperta, libera, perché se è piena, in qualche modo finiamo molto male. Per avere la mente libera, meditare è uno strumento eccezionale. Lo diciamo sempre all'interno del community, io vi dico che medito. Provate la meditazione, è un aspetto veramente importante. Poi, vediamo, all'inizio si sa i risultati sono pochi o addirittura pari a zero, quindi mi chiedo come faccio a capire se sto seguendo la strada giusta. Questo non te lo saprà mai dire nessuno. Innanzitutto perché i più grandi geni della storia hanno costruito qualcosa prima che chiunque altro potesse dirgli bravo, stai facendo la cosa giusta, perché era qualcosa che ancora non esisteva. I maggiori successi appartengono agli innovatori, gli innovatori fanno qualcosa che non esiste e qualcosa che non esiste non ha ancora una regola ben scritta, quindi non puoi sapere se stai avendo successo o se qualcosa sta andando male, se la scelta è stata giusta, devi aspettare. Ovvio che c'è un limite a tutto, aspettare troppo non ha senso. Però ti dico un'altra cosa. Ci sono tante cose invisibili di cui ti accorgi facendo, quindi non si tratta di essere impazienti, si tratta di imparare rimanendo pazienti. Ciò che tu stai facendo oggi potrebbe non avere alcun senso. Tu pensa che io il primo blog l'ho aperto nel 2003. Nel 2003 ho aperto il primo blog che si chiamava Inside the World, mi pare, Inside the World, sì. E cavolo, all'epoca, se fossi partito con questa tua stessa mentalità e avessi detto, beh cavolo, sono passati 5 mesi, non sto guadagnando niente, sono passati 6 mesi, non sto guadagnando niente, passato un anno, non sto guadagnando niente, chiudo tutto, no? Ed effettivamente ciò che ho fatto, perché all'epoca io non ho avuto successo, non ho fatto DarioVignali.net, nel 2003 ho fatto Inside the World e nessuno di voi si ricorda l'Inside the World, c'è qualcuno che ancora se lo ricorda e era presente all'epoca, però non c'era, non esisteva e non ho avuto successo, infatti a un certo punto ho smesso, perché non avevo risultati, ma ero appassionato e dopo qualche tempo ho aperto un altro blog
e ho riniziato a fare. E facendo ho imparato l'invisibile. L'invisibile cos'è? L'invisibile è capire qual è la parola che funziona rispetto all'altra. Qual è quella frase che stimola un interesse rispetto a quell'altra frase. Il copywriting è fatto di esperienza, non è fatto solo di studio. È fatto di scrivere migliaia di parole. Sapere fare un video, tenere l'attenzione, non ha a che vedere con la qualità del contenuto e basta. Ha a che vedere con la forma con cui ti esprimi. Ha a che vedere con quanto sei bravo a comunicare. Ha a che vedere con mille cose. Mille cose che sono di cui sei consapevole, perché oggigiorno vi saprei citare 1500 cose dove sono migliorato, ma ce ne sono altre 1500 che non noto, ma in cui sono migliorato e me l'hanno fatto notare magari i miei lettori, i miei ascoltatori o coloro che guardano i miei video. Mi dicono: cavolo, in questo video è un'energia diversa, questo video non riuscivo a staccare gli occhi. E allora lì ti si accende la lampadina e dici: forse ho fatto qualcosa di diverso. Allora vai a rivedere il video e dici: ah, forse sì, avevo un'energia diversa. Perché avevo un'energia diversa? E quindi è tutto un lavoro consuntivo. Quando inizi ad avere successo tutti dicono: sei un genio, e tu inizi a guardare indietro e inizia a vedere tutta la strada che hai fatto e quanto hai fallito, ma quanto hai imparato. Mentre lo fai non te ne accorgi. All'epoca io, quando ho aperto Dario Vignali, ma neanche DarioVignali.net, il mio primo blog, non pensavo che avrei fatto questa carriera. Manco mi interessavo di digital marketing, avevo aperto un blog e parlavo di tutt'altro. Però facendo ho iniziato a esplorare l'incerto, che era esplorare me stesso, che era esplorare il mercato, che era iniziare a comunicare con le persone, iniziare a capire come funzionava la relazione con gli altri. E ho iniziato ad accumulare dati, no? Pensa, i social media funzionano sui dati. Si dice che i dati sono il nuovo petrolio. Che cosa significa? Che noi accumulando dati accumuliamo competenza, esperienza e capacità previsionale. Ora, tante persone mi dicono: Dario, quando io parlo con te o leggo i tuoi articoli sembra che quasi hai la capacità di leggermi nel cervello. Questa cosa non si chiama avere il dono della persuasione, non si chiama avere la capacità di essere veggenti o leggere nella mente altrui, non si chiama telepatia. E non è che sei arrivato lì e dici: ah, questa persona è finita sul mio cammino, era il destino. No, questa persona lavora in questo mercato da 10 anni e ha parlato con migliaia di persone e sa esattamente le persone di cosa hanno bisogno, quali sono le loro problematiche, qual è il prodotto giusto per le persone giusto, come costruire un percorso di crescita, come costruire un corso che faccia ad avere risultati. Questo significa padroneggiare un mercato, questo significa comprendere e aver fatto un percorso. Quello che tu stai facendo, quello che tanti di voi stanno facendo, ossia fare qualcosa senza ottenere un risultato, è in realtà fare qualcosa ottenendo un botto di risultati, che sono tutti dati che più o meno consapevolmente la vostra mente sta processando. E io vi giuro, se c'è una cosa che vi posso giurare nella vita, è che tutte le persone molto intelligenti che ho conosciuto prima o poi hanno avuto successo. E questa cosa non la dico solo io, tantissimi imprenditori, tantissimi pensatori, tanti psicologi dicono: le persone intelligenti hanno successo. Fine. Non è oggi, non è domani, non è tra un anno, è tra 2 anni. Per diventare intelligenti basta studiare, basta leggere, basta applicarsi, basta iniziare a fare. Fare, ok? Meglio che studiare. Però studiare è importante per poter fare. Quindi ciò che tu stai facendo, è il percorso migliore che puoi fare in questo momento per te stesso. Fare è veramente il miglior modo per imparare. E l'intelligenza è qualcosa che tutti quanti possiamo acquisire. Se avete Business Genetics, chi ha comprato Business Genetics, se non l'ha vista, andatevi a vedere la lezione come si costruisce una super intelligenza, che è veramente propedeutica a tutto questo discorso. Poi, innanzitutto ragazzi, io qua mi sono perso, siamo ancora i 400 persone e sono già passati 42 minuti, siamo sempre i 400, io vi super ringrazio, grazie per i cuori, grazie per i like, ovviamente è una soddisfazione vedere tutti questi like, cuori, commenti che arrivano, quindi vi ringrazio. Allora, qua c'è capire l'invisibile, fantastico, dice Aida. Alessandro, sicuramente la meditazione, ma senza agire come si possono raggiungere obiettivi? Infatti agire è la cosa più importante che esista, ancora più di studiare. Tu da persona introversa che consigli dai per sbloccare la timidezza? Ne ho parlato poco fa nella live, poi riguardala, però il concetto è: inizia a fare ignorando gli altri. Iniziando a fare prima o poi otterrai risultati. I risultati sono dei feedback positivi, la nostra mente si ciba di feedback positivi. Più risultati hai, più aumenta il tuo senso di soddisfazione, più aumenta la tua soddisfazione, più aumenta la tua sicurezza nei confronti di ciò che stai facendo. Se aumenta la tua sicurezza verso ciò che stai facendo, aumenta la tua sicurezza verso ciò che sei, e se aumenta la tua sicurezza verso ciò che sei, aumenta la tua autostima, e quindi smetti di essere introverso, chiuso, eccetera, che poi
è uno switch. Io sono ancora introverso, mi piace essere introverso. Guardate, lo dico sempre, vado nelle caverne, mi chiudo nella mia batcaverna a lavorare da solo, sto benissimo. Perché? Perché io mi ricarico, e gli introversi studiati da Carl Jung spiegò che gli introversi sono persone che si ricaricano stando in isolamento, gli estroversi si ricaricano stando vicino ad altri. Quindi non è che devi risolvere l'essere introverso, devi riuscire a superare la timidezza. Essere timidi è un blocco, essere introversi assolutamente no, è una tipologia caratteriale. Oh, Christian dice essere introversi è bello, diciamolo. Oh, Edo, fare risultati, autoefficacia, autostima, verissimo. Tra l'altro, penso che ci siano ancora degli studenti di Business Genetics che sono qua con noi. Penso che una delle robe più illuminanti... Io ho fatto un corso di business e di marketing, questo era il mio obiettivo, fare un corso di business e di marketing. E penso che comunque le cose che ci sono dentro di marketing e business siano veramente di tanto valore, tantissimo, soprattutto la parte di marketing, c'è dentro tanta ciccia e la parte di business la stiamo aumentando. Però le persone hanno detto, Dario, ciò che c'è di mindset ti spacca la testa in due. Ed è incredibile il numero di feedback che continuano ad arrivare sul modulo 1 parlando del mindset. Allora, Gabri... cosa ne pensi delle passioni tristi, dice Giulia, attualissime oggi? Definiscimi passioni triste, grazie mille. Gabriele Palazzolo è sempre con noi, eccomi in ritardo. Sei davanti a una telecamera, da solo, senza pubblico, stai uscendo dalla mia TV, sei un grande, questa passione, quanta passione metti in quello che dici? È quello che succede quando, io dico sempre, seguite la vostra passione perché non potrete sbagliare. C'è un catalizzatore di crescita troppo, troppo importante per non essere sfruttato. Io non dico che senza passione non si possa guadagnare, non si possa costruire un business. Là fuori è pieno di persone che hanno aziende di tegole, di muratura, di vernici, e ci sono persone che hanno fatto i milioni di euro con tutto questo. Ci sono persone, una ragazza che abbiamo appena assunto, bravissima, ha sempre lavorato nel food and beverage, nel mondo del marketing per grosse multinazionali, ma non è che ha la passione del cibo, però gli piace, è appassionata del suo lavoro. Essere appassionati del proprio lavoro è importante, ma se oltre a essere appassionati del proprio lavoro si è anche appassionati dell'oggetto del proprio lavoro e dello stile di vita che induce il proprio lavoro, non puoi non aver successo nella vita. Se fai ciò che ti piace, alle tue condizioni, con le persone che ti piacciono, è molto difficile non avere successo, perché sei disposto a spingere più di chiunque altro. E senza passione però ti annoi, dice Lorenzo. Andrea Buffa, Dario, in qualche occasione potresti parlare della possibilità di sviluppare nel business dello spettacolo teatro? Credo che in questo settore sia una totale ci sia una totale inconsapevolezza di come fare per promuoversi. Allora, questa cosa è importante, a parte che per promuoversi le stesse cose valgono per tutti, cioè dentro Business Genetics per esempio troviamo avvocati, imprenditori, studenti, personal brand, psicologi e digital marketer, quindi le leggi per promuoversi sono sempre le stesse. Però più che pensare a come promuoversi è iniziare a capire in che direzione va il proprio mercato. Troppe persone continuano a fare ciò che hanno sempre fatto pensando solo alla comunicazione, migliorare a vendere, piuttosto che iniziare a migliorare, a comprendere il futuro, che io è un accento che ho messo tanto dentro Business Genetics, imparare a comprendere il futuro, il mercato, come cambia. C'è una bellissima lezione sui cicli di cambiamento, non so se l'avete vista voi che l'avete comprato. I cicli di cambiamento sono importanti, iniziare a capire in che ciclo ci troviamo, qual è il prossimo ciclo. Addirittura adesso nel mondo del teatro leggevo un bell'articolo su The Atlantic, mi pare, o forse era New York Times, sono le uniche due testate che leggo alcune volte, e parlava proprio di questo effetto DJing, dove praticamente c'è Zoom, sta investendo la società dietro Zoom, che ha realizzato Zoom, che voi conoscete, molti di voi conosceranno, è un competitor di Skype, ha avuto un sacco di successo, sta investendo per fare questa piattaforma di realtà virtuale, no, non virtuale, realtà alterata per le videoconferenze, perché dice, e in qualche modo dobbiamo teatrizzare la nostra comunicazione, renderla più colorata. Il mondo online è noioso, vedere una persona che non sa parlare o è comunque incapace di parlare è noioso. Quindi l'obiettivo di queste nuove società è teatralizzare l'esperienza di comunicazione, dare nelle mani di chi non è capace di comunicare nel modo giusto degli strumenti che gli permettano di aumentare il livello di carisma della propria comunicazione. Ora, io dico sempre che il teatro è fondamentale. Non so se l'avete mai sentito, ma ho detto più volte che per fare il Marketers World abbiamo fatto una serie di corsi di public speaking, di teatro e quant'altro. Il corso di teatro è stato uno dei corsi più affascinanti, più interessanti, più utili per migliorare la nostra comunicazione.
Che poi la comunicazione era già valida perché facendo video, se ora voi, questa è una cosa che dico spesso che secondo me è importante, la sfida delle live, dico sempre mettetevi lì, fate 30 live, una live al giorno per 30 giorni di fila, il vostro modo di parlare davanti alla videocamera cambierà e allo stesso modo cambierà il modo in cui parlate nelle riunioni, nei virtual meeting, su un palco se dovete vendere a qualcuno, alimenta la vostra sicurezza, la vostra self confidence, migliorate la vostra comunicazione, ecco. Il teatro ha a che vedere molto con le sensazioni. Ci sono due filosofie per diventare abili comunicatori. La prima è studiare la comunicazione, quindi studiare il public speaking, studiare il modo, la forma in cui si parla. La seconda è lavorare sulla sensazione, non comunicazione ma sensazione. Sentirsi centrati, sentirsi appassionati, sentirsi desiderosi di parlare al prossimo, sentirsi di stare interpretando la persona che si desidera essere. Quando tutto questo converge verso un unico punto, lì senti una forza esplosiva e non ti serve sapere che allora metti di qua una cosa mentre parli e metti di qua un'altra cosa per essere più chiaro, o guarda di là in quel momento, guarda di là in quel momento, ancora un'emozione a destra, un'ancora a sinistra, cioè, tutte queste regolette che potete trovare nei corsi di public speaking. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Giulia Morrone, mi dici, le passioni tristi, definizione, sono sensazioni di impotenza e incertezza che ci provano a rinchiudere, che ci portano a rinchiuderci in noi stessi e a vivere il mondo come una minaccia attuale tra i giovanissimi. Sconfiniamo nel terreno che compete di più a uno psicologo rispetto a un imprenditore. Ora, io sono appassionato di psicologia, sono appassionato di cambiamento, sono appassionato di crescita personale, sono appassionato soprattutto di psicologia pratica per migliorare, no? Perché poi la crescita personale molte volte sconfina nello spirituale, nelle visualizzazioni, tutte cose che a me piacciono fino a un certo punto. Mi piace rimanere sullo scientifico. Io penso che purtroppo non si può obbligare gli altri a fare qualcosa, tipo una cosa che mio padre è insegnante, insegna alle superiori e veramente mi ha fatto una testa tanto così per andare a parlare più volte nelle scuole agli studenti. Per me non è una cosa che amo, apprezzo, perché un conto è che vengo invitato dal rappresentante di classe, un conto è che sono degli studenti che si alleano tra di loro e fanno di tutto per far sì che io vada a parlare, ma se un professore mi porta lì e mi fa sedere alla cattedra e mi dice lui è Dario Vignali, oggi vi parla di marketing, il mio potere di influenza su queste persone è relativo. Le persone devono essere esposte a dei... O meglio, si può essere manipolativi. Cioè, ad esempio, io penso che se avessi un figlio, cosa che in questo momento non ho, cercherei di essere un po' manipolativo, che significa essere furbo. Cioè, disseminare qua e là degli input, delle occasioni di contaminazioni, magari dei film particolari, dei libri. Mia madre, quando ero ragazzino, non amavo subito leggere, mi leggeva tanto libri, fin tanto che non siamo arrivati a dei libri che mi piacevano e dopo non riuscivo più a smettere di leggere. Quando ho iniziato a prendere in mano l'alchimista, lì ero già un lettore vorace. E cavolo, conta tanto il modo in cui riusciamo a insinuarsi, a comprendere le persone, iniziare a capire quali sono le loro paure, i loro desideri, cosa li alimenta, che cosa fa scaturire in loro il desiderio. Però questo dipende molto dalla nostra vicinanza. Io non posso andare a prendere ad esempio quella fetta di popolazione e cercare di influenzarla. Posso lavorare sulle persone che fanno parte della mia bubble reality, delle persone che stanno vicino a me, e cercare di contaminarle quanto più possibile. Quindi se hai una persona che ha bisogno, quello sì, ci sono cose che si possono fare. Però il problema sociale, il problema diffuso e culturale è molto più grande, molto vasto, e ha a che vedere sicuramente con un impiego non consapevole della tecnologia e dei social media che stanno devastando tanto il nostro mondo, come poi in passato ce n'erano tanti altri, perché poi quando io ero giovane si parlava di quest'altro problema, non so se altri di voi sono degli anni 90 e si diceva sta 6 ore davanti alla televisione e dopo pranzo e anche dopo cena davanti alla televisione non è possibile. Conosco persone che poi sono venute su normalissime e molto intelligenti anche se stavano il pomeriggio a spaccarsi di Pokémon, Digimon e tutte queste cose qua.
Ciao Dario, al momento state assumendo, è possibile inviare una candidatura per lavorare con la Marketers Family. Noi abbiamo un processo di assunzione in realtà abbastanza da talent scouters, cioè quello che dico sempre è il mio maggior lavoro veramente come imprenditore è andare a cercare i talenti. Quindi quello che faccio sempre è vedere le persone che sono più attive nelle community, vedere le persone che tra quelle più attive nelle community hanno seguito i nostri corsi, che hanno passato le nostre certificazioni. Per noi è una grande fortuna lavorare con queste community e vedere le persone che si sono certificate perché è già un riscontro pratico di quale sono ben disposte ad aiutare il prossimo, a fare un lavoro di squadra, a partecipare, hanno delle competenze alte, hanno studiato il nostro metodo, hanno studiato i nostri corsi, quindi già hanno il nostro stesso modo di approcciare il mercato, la nostra metodologia di lavoro e questo sicuramente fa tanta tanta differenza. Lolli Pastrix ha già chiesto questa domanda mille volte, scusa, ma perché non si possono acquistare i libri con la 18 app? Non so quali libri, forse è il metodo Marketers, ma perché non siamo convenzionati? Poi, qualche libro da leggere che mi aiuta a scrivere meglio, oppure qualche tuo corso, ma di corso c'è Copy Mastery, ma al momento forse non è aperto a livello di vendite, però The Copywriter Adweek, ve lo scrivo qua sotto, The Copywriter, ah no, 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 quest'altro, scusate, The Barons Letter, The Barons Letters. Di Gary Halbert, è uno dei più grandi copywriter della storia, un personaggio fighissimo, cioè veramente figo. Il libro lo leggi in 2 pomeriggi. È un libro molto particolare perché oltre a insegnarti, ti mostra. E io sono molto della filosofia show, don't tell, mostra, non spiegare o insegnare. Cioè, se tu oltre comunque a insegnare e spiegare, sei anche in grado di mostrare che ciò che tu insegni lo fai e quindi lo fai percepire, il potere di insegnamento sale alle stelle. E comunque siamo ancora 385 persone e questa cosa è incredibile. Grazie davvero di essere qua con me ancora, grazie per i like, grazie per tutti i cuori, grazie per tutti i like che state lasciando, per me è sempre importante ovviamente ricevere dei feedback e significa che sto parlando di qualcosa di intelligente. Quindi se ti invito a parlare in università insieme ad un gruppo di studenti, verresti, dice Marco Simone, sono venuto più volte, sono andato a LUIS, siamo stati con la Cattolica, abbiamo fatto cose col Politecnico, mi pare in passato, dipende dal periodo, quando sono molto impegnato di solito declino, quando ho un periodo libero vado molto 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 con piacere. Felice dice bomba assoluta, The Baron Letters, e ha messo il link del libro che si trova anche online, tra l'altro Felice se non lo seguite, seguitelo che lavora con noi. Poi, di Tony Robbins dice, vedete che bello questo effetto master, mi piace troppo quando inizio a leggere i commenti che arrivano in massa e vediamo proprio che ci sono persone che si aiutano l'uno con l'altro e rispondono alle domande altrui. Di Tony Robbins, Incrollabile, mi ha cambiato la vita. Tony Robbins è un personaggio controverso, è un personaggio che ha fatto tanto in bene, magari comunque alcune cose sono dubbiose, però niente toglie il fatto che i suoi libri sono straordinari e hanno avuto un effetto straordinario su veramente tante persone. E lì è molto show don't tell, cioè nel marketing. Se voi leggete i libri di crescita personale di Anthony Robbins, il contenuto è molto buono, ma guardate tutta la struttura che utilizza per essere carismatico, per costruire lo storytelling, per essere quanto più persuasivo nella sua comunicazione, nel suo copy, nella sua narrazione. Molto bella, ce l'ha ancora, io mi ricordo ancora questo libro si apre e l'ho letto che ero ragazzino, quindi è assurdo che me lo ricordo ancora con lui che è sul suo elicottero e arriva davanti a questo stadio e vede tutte queste macchine in fila e dice: ma chissà perché tutte queste macchine sono in fila, chissà perché c'è così tanta coda. E poi sono arrivato sullo stadio in cui tenevo il mio evento e tutte quelle persone erano in coda perché stavano vedendo il mio evento. Spam! Penso che sia stata una delle prime storielle di parabola dell'eroe che mi hanno affascinato. Di bassa lega, però quando all'inizio sei all'inizio della tua carriera, ogni cosa ti impressiona. Allora, vediamo, 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 vediamo. Altre domande. World Adventures dice: studio comunicazione digitale, ma sembra che ci siano migliaia di lavori connessi. Come trovare esattamente la propria vocazione? Esattamente la nicchia, il lavoro specifico che ci rende felici. Beh, questo lo puoi sapere solo te. Numero uno, fai più cose possibili. Io dico sempre: la strada per la ricerca della passione è la strada dell'incertezza, del farsi contaminare da quante più cose possibili. Più cose faccio, più cose tocco, più ho la possibilità di scoprire cose nuove che mi potrebbero piacere. E poi la verità è che ognuno di noi può appassionarsi anche grazie alle persone
che lo fanno appassionare. Vi faccio questo esempio. Domani vedete una bella pubblicità su Facebook che dice, scusate, non sono un generatore automatico di idee, ce l'ho. La pubblicità vi dice, scopri il nuovo corso Pollice Verde per diventare un bravo giardiniere. Lo comprereste? Penso che il 99% di voi non lo comprerebbe. Ora vi faccio un'altra ads, un'altra persona, con un modo di fare molto più carismatico, e vi dice, scopri il nuovo corso Green Mindfulness. Non riesci a meditare, la meditazione è difficile, scopri un nuovo modo di meditare. Impara a riconnetterti alla natura. Secondo il sondaggio della Stanford University, riavvicinarsi alla natura porta a un incremento della propria felicità e della propria tranquillità fino al 70% in più. In questo corso ti insegno il giardinaggio consapevole, che non è un giardinaggio fatto per crescere le piante e basta, ma è un corso pensato per far crescere le piante e te stesso. E lo farai iniziando a comprendere in che modo si coltiva una pianta. E imparando a coltivare una pianta inizierai a imparare in che modo puoi in qualche modo diventare più consapevole, essere più presente nel momento presente, a vivere meglio la connessione con la natura, a fermarti, a rallentare, a staccare dalla tecnologia. Capite che sono due... Innanzitutto, siete d'accordo con me? Di sicuro qualcuno non è interessato al corso B? Io sì, io lo comprerei. Mi chiedo... Avete sentito la differenza tra le due cose? Rispondetemi nei commenti. Avete sentito che magari il corso di giardinaggio, non lo comprerei, ma il corso di giardinaggio per la mindfulness, in cui riscopro il contatto con la natura e rallento e stacco la mente dalla tecnologia, quello lo comprerei. È lo stesso corso, magari, dentro ci sarà la stessa roba, però quell'angolo diverso ti fa appassionare di più al giardinaggio. Questa è una grande tematica. Io penso che il grande problema della scuola non sia la scuola in sé e basta, no? La struttura, la grande industrializzazione, i sistemi, la standardizzazione dello studio, gli stessi manuali per tutti, lo stesso percorso di tutti. C'è un grande problema che ha a che vedere con gli insegnanti. Se l'insegnante non ti sa far appassionare, perché l'insegnante non è appassionato? Perché non ti sa offrire lo spunto giusto o soprattutto il punto di vista giusto, tu non ti appassioni. Sapete quante persone hanno studiato alla Ca' Foscari o hanno fatto un corso di marketing del Sole 24 Ore o hanno fatto marketing durante i loro percorsi di studio di economia e mi dicono, Dario, a me del marketing non me ne è mai fregato niente, all'esame sono andato pure male, non mi è neppure piaciuto, però da quando ho scoperto Marketers sono andato in fotta e mi piace da morire il marketing. Quando trovi una persona appassionata che gli piace ciò che fa, che sa offrirti il giusto punto di vista sull'oggetto, sull'oggetto di studio, sul prodotto, che è il servizio, anche la vendita ha a che vedere con questo, allora ti convinci, allora ti appassioni. Puoi provare a comprarti una macchina fotografica e far delle foto e magari non sarai appassionato di fotografia, ma domani andrai a fare il viaggio più bello della tua vita con un amico che è appassionato di fotografia e magari ti renderà un appassionato di fotografia. Ci sono 1500 sfaccettature da cui dipende la nostra passione. 1500. Trovare una passione è un percorso. Però finché stiamo chiusi in casa e diciamo qual è la mia passione, non la troveremo mai. Si dice spesso, non lo dico io, lo dice Jeff Bezos. Jeff Bezos dice, non sei tu a trovare la tua passione, ma è la tua passione a trovare te. Quindi per trovare una passione dovete andare là fuori, esplorare, fin tanto che questa passione non vi troverà. Che è una metafora, ma sta a dire che finché non andate là fuori e vi esponete alle possibilità, le possibilità non verranno da voi. Allora, qui qualcuno intanto dice che il corso... al giardinaggio lo comprerebbe, mi pare di capire. Vediamo. Il corso B direi sì, anche se uguale, ma è esposto meglio. Corso B vedi la crescita e la trasformazione. Infatti diciamo sempre che quando noi compriamo, compriamo il valore trasformativo di un prodotto. Non compriamo il prodotto, compriamo il valore trasformativo del prodotto. Sono due cose completamente diverse. Da una parte c'è colui che è iperrazionale, che è l'1% della popolazione che dice compro questo prodotto perché ho bisogno di un telefono con un gigabyte di RAM che faccia questo, ma io compro un prodotto per ciò che mi rende. L'acquisto è un atto individualista, diciamo spesso, l'abbiamo detto al Marketers World. Quando noi compriamo stiamo colorando la tela bianca della nostra persona. Quando noi compriamo, compriamo appartenenza. Se compro un prodotto decido di appartenere a una tribù e quindi decido di sposare una causa. Se ascolto la musica trap o la musica jazz andrò a colorare la mia persona con due colori diversi e apparterò a categorie di persone, avrò amici diversi.
Siamo alla fine, tribù. E se non l'avete visto oggi, ho pubblicato un video su YouTube importantissimo sul tribal marketing e come sia possibile costruire un brand col tribal marketing. Se non l'avete visto, dura 30 minuti e penso che sia altamente formativo. Grazie a tutti, siamo ancora in 366, grazie a tutti di essere ancora qua, intanto è passata un'ora e la mia energia piano piano lo sentite che sta calando, no? E più cala la mia energia più quanti di voi se ne vanno, è sempre, questa cosa è una cosa molto importante, fateci sempre caso che siamo più attratti dalle persone energetiche, dovete essere energetici nella vita, per essere energetici bisogna avere uno scopo, avere una missione, avere qualcosa che si desidera, essere appassionati, quanto più siamo energetici quanto più le altre persone sentono la pura energia, la passione. Più siamo energetici, più le persone saranno interessate a seguirci. Meno lo siamo, meno le persone saranno interessate a seguirci. E io, dopo un'ora, inizio a perdere un po' di efficacia. vediamo. La skill più importante che consiglieresti di acquisire ad un giovane oggi nel 2020? La comunicazione. Oggigiorno tutti quanti abbiamo lo stesso potere, il potere è immenso, ma proprio in virtù della sua diffusione questo potere non esiste più. Qual è questo potere? Il potere di comunicare a tonnellate di persone. Oggigiorno qualunque ragazzino può prendere in mano il proprio telefono e fare una storia che ha 100 view, 1000 view, 10.000 view, 1000 migliaia di view, centinaia di migliaia di view a seconda di quanto pubblico ha. Questo è un potere che nelle altre epoche non esisteva, è il potere più potente di tutti, è il potere della scalabilità, del networking, della diffusione, della persuasione, della capacità di raggiungere quante più persone possibile con il minimo effort in tutto il mondo, in tutto il paese. Questa roba qua nessuno l'ha mai avuta, siamo la prima generazione al mondo che può avere questo potere. Però un grande potere è potere finché appartiene a pochi, se inizia ad appartenere a tutti non è più un potere. Però rimane un potere grande e questo potere grande appartiene a chi sa usare questi strumenti di comunicazione, perché sono strumenti di comunicazione, e sa ottenere l'attenzione altrui. La grande competenza dei prossimi anni sarà avere una società dove il più grande deficit, la risorsa più scarsa è proprio avere, cioè ottenere l'attenzione, cioè l'attenzione è la risorsa più scarsa, la più grande competenza che tutti pagheranno tanto, che sia advertising, che sia copywriting, che sia qualsiasi altra competenza verticale su quello, è ottenere l'attenzione. Quindi il marketing, il digital marketing, perché è così richiesto oggigiorno? Perché è uno strumento straordinariamente forte per raggiungere quante più persone e amplificare la propria comunicazione. Ma il marketing è comunicazione amplificata. Il marketing non è l'efficacia della comunicazione. Il marketing non è fare comunicazione efficace. Il marketing è amplificare la comunicazione. Io dico sempre che c'è identità, c'è comunicazione e c'è marketing. L'identità è avere chiaro chi si è, che cosa si fa, perché gli altri ci dovrebbero seguire. L'identità è il brand, è il personal brand. L'identità è il prodotto preciso, è la chiarezza di cui parlavamo all'inizio di questa live. La comunicazione è la nostra capacità di diffondere, non di diffondere, di comunicare sul mercato questa identità. Quindi farlo in maniera in quanto più chiara, persuasiva, quanto più attrattiva. Quindi sapere in che modo dobbiamo parlare agli altri per poter meritare la loro attenzione. E dopo ci sta il marketing. Una volta che la tua comunicazione è efficace, persuasiva, funziona, eccetera, allora ci sta il marketing. Il marketing è advertising, il marketing è funnel, il marketing è landing page, il marketing è tutto il resto. La comunicazione è copywriting, la comunicazione è parlare, la comunicazione è public speaking. Queste competenze sono importantissime, a patto che ovviamente ci sia già un'identità, ma lo si può portare assieme. Se ho già un'identità forte, so qual è il mio personal brand, il mio servizio, il mio prodotto, eccetera, allora lo step più importante su cui investire, la competenza più importante è la comunicazione. Se già sono fortissimo a comunicare, allora mi conviene comprendere le dinamiche per amplificare questa comunicazione. Se sono così bravo a parlare, a scrivere, o se ho dei prodotti così validi e ne so parlare, allora mi conviene investire il mio tempo a studiare il marketing, perché attraverso il marketing che raggiungerò centinaia di migliaia di persone, farò advertising, funnel marketing, email marketing, eccetera, eccetera. Però lo step è questo. Uno, ricercare chi sono, cosa faccio, qual è la mia passione. Quindi numero uno, trovare la propria passione.
scendere in profondità, scendere nel dettaglio, studiare, costruirsi una competenza, costruirsi un prodotto, costruire un servizio, costruire chiarezza, iniziare a sapere che cosa si vuole fare, che cosa si vuole rappresentare nel mercato. Numero due, comunicazione, saper raccontare tutto ciò che si è, tutto ciò che si produce, tutto ciò che si vende, tutto ciò che si rappresenta nel mercato e perché le persone dovrebbero seguirci o comprare i nostri prodotti. Numero tre, quando divento bravo a comunicare, allora spendo per aumentare e diffondere quanto più possibile la mia comunicazione. Spero di aver risposto a questa domanda. Io direi che per stasera abbiamo finito, perché siamo andati avanti un'ora e un quarto e io vi ringrazio ragazzi, grazie di essere stati con me. Il Mastermind inizia il 2 novembre, già stasera direi che è iniziato, però dal 2 novembre iniziamo veramente a fare un po' di casino tutti assieme nel gruppo Marketers su Facebook. Se non siete registrati andate su getbusinessgenetics.com, se qualcuno c'ha l'URL me lo lascia qua nei commenti, mi fa un super favore, oppure su Instagram nel mio link fissato in alto potete registrarvi. Io vi dico, partecipate, iscrivetevi, siate attivi, commentate, fatevi riconoscere, cerchiamo di stare assieme in questo periodo. La voce non c'è più, dice Inti. Grazie a tutti, sto leggendo i vostri commenti, grazie Toti, grazie di grande, dice Alexan, grazie a te Dario, dice Roberto, spacchiamo, dice Lorenzo, Michele Parisi, grande Dario, grazie mille di tutto, ragazzi, grazie a voi davvero, grazie per i like, grazie per i commenti, grazie di essere stati qua con me. Il 2 novembre, manca veramente poco al 2 novembre, iniziamo a fare questo Mastermind, staremo assieme 3 settimane, poi lanceremo Business Genetics e io mi concentrerò un po' sugli studenti di Business Genetics e vi ringrazio davvero, grazie di cuore, grazie per tutti coloro che ci saranno e anche a Mino che è con noi, Mino Di Marzo che è sempre con noi, grande Noemi, grande Antonio, grazie Ida, grazie Simo, Jay Martins, grazie Luca Virgillito. Grazie nome a Catinella, grazie Salvatore Provenzano, grazie Matteo, grazie World Adventures, grazie Claudia Montaldi, grazie a tutti i marketers, dice, quindi ringrazio anche a nome di tutta la Marketers Family, grazie per tutti i commenti, i like, di essere stati qua e il 2 novembre cena insieme, sì, se non l'avete vista, visto che siamo qua in 318, vi dico un po' 2-3 indicazioni, sulla mia pagina Facebook c'è già pronta la premiere che andrà online il 2 sera. Wow, sarà una premiere bella lunga, bella cicciosa dal punto di vista delle competenze, c'è il pulsante iscriviti o reminder, iscrivetevi per partecipare. Vi ho mandato un'email oggi con tutte le indicazioni, il 2 novembre esce darvinelli.net nuovo e che altro succede? Succederanno tante cose, quindi sono super agitato in estasi, ho l'adrenalina 1000, per me questo è il sostituto del Marketers World che doveva esserci e che non c'è stato. Grazie Ivano, Luca Antoni. Matteo Baccariello, sì, Federico Bartoli, grazie a tutti ragazzi, grazie, vi saluto, siete ancora in 308, nessuno va via, grazie, io vedo i numeri aggregati poi ovviamente a seconda di dove siete, tra Facebook e YouTube siamo ancora in 300, vi ringrazio, grazie, tutto questo verrà trasformato in podcast, lo potrete risentire anche in formato podcast, se non sentite il podcast vi consiglio di andare su podcast e cercare Dario Vignali Podcast su Spotify trovate Dario Vignali Podcast e su Audible, vi ho detto, trovate questo nuovo podcast che secondo me è veramente meritevole di essere ascoltato, che si chiama Rivoluzione Smart Working. Grazie e ciao a tutti e buona serata, ciao!